Mi piaceva il numero 7, poi c'è stata una piccola disputa di ritiro con Lavezzi che l'ho lasciato volentieri, quindi 21 mi piaceva già da tempo, ho scelto quello. Si era librato il 7 perché era di Trotta, mi sembra, che era andato via e io l'avevo già avuto un anno il 7 alla Sampdoria e mi ero proposto per averlo, poi giustamente gli altri numeri, tra virgolette, da attaccante erano tutti già occupati, quindi mi è sembrato giusto lasciarlo a lui. Mi ricordo ancora che passavo ore intere da solo praticamente a tirare il pallone addosso alla famosa classica serranda del garage. Fortunatamente però era un'abitazione singola, quindi non rompevo le scatole agli altri vicini e quindi potevo lì stare ore e ore a giocare. E poi no, dopo mi ricordo bene tutto, mi ricordo ancora il primo giorno quando mio papà e mia mamma avevo 7 anni, mi sembra, mi iscrissero ufficialmente, tra virgolette, a una scuola calcio lì del mio quartiere, che tra l'altro per mia fortuna era una delle più importanti che c'era a Roma, e quindi mi ricordo ancora il giorno dopo quando mi portarono a casa il modulo di iscrizione con tutti gli indumenti, il materiale, sembra quasi una barzelletta. Mi ricordo ancora, giocavo negli allievi della Lazio, facevamo un amichevole, io giocai il primo tempo e mi fermai lì il secondo tempo a guardare la partita. L'ultimo quarto d'ora si fece male un giocatore, io ero seduto lì, il mister, per non richiamare un altro difensore retrospettivo, ha detto: dai Maurizio, fatti 20 minuti lì in difesa. E da allora, sempre un po' a fasi alterne, perché non è che così di colpo ho cominciato a giocare in difesa, ripassavo a centrocampo fino anche a qualche anno fa. Però piano piano, poi mi sono specializzato in quel ruolo, anche se ti dico, questo è un cruccio mio personale, io sono convinto che nel tempo, se avessi continuato a lavorare in quel ruolo con degli allenatori che mi avessero insegnato bene quel ruolo e tutto, sicuramente avrei potuto dare tanto, non dico di più di adesso perché questo non si può dire, però qualcosa di diverso sicuramente, magari in fase realizzativa, in fase offensiva. È stata una serata unica, riuscire a realizzare già una doppietta per un difensore è una cosa quasi impossibile. In più contro la Juve e 2 gol decisivi, perché eravamo sull'1-1, sicuramente è una cosa che spero possa capitare ancora, ma sono consapevole che capiterà difficilmente. In campo forse con gli arbitri sono un po' troppo pesante. Sfortunatamente per mia colpa, lo ammetto, mi sono un po' male con tutti perché in campo sono un po' insopportabile, però è un difetto mio, quindi non è problema di uno o dell'altro arbitro. Ma il mio difetto fuori dal campo è che forse sono un po' troppo introverso nel rapportarmi con quelli che mi conoscono poco, non sono uno che al primo impatto è molto espansivo, socievole, o quantomeno non dà quell'idea lì, poi magari chi mi conosce bene pensa tutt'altro, però l'idea che di primo impatto dopo può essere quella. Ci ho messo un po', tra virgolette, ad andare in simpatia alla gente, ma poi dopo è stata una doppia soddisfazione per me, perché quanto di buono poi mi ha riconosciuto la gente è stato solamente per quello che ho dato in campo, e quindi quando la gente ti apprezza per quello che riesci a esprimere in campo, anche se poi non hai rapporti particolari con la gente, non sei particolarmente simpatico, è una soddisfazione sicuramente maggiore. E ultimamente non ho più tempo libero, nel senso che è appena nato mio figlio e Sembra una frase di quelle scontate che io mi sono sentito dire 1000 volte prima che nascesse mio figlio, ma veramente non sei mai pronto e non immagini mai quello che, come ti possa cambiare la giornata o la vita dopo che succede un evento del genere, perché tutto viene fatto in funzione di lui e quindi devi stare sempre dietro a lui, perché piange, perché dorme, perché mangia. E arriva la sera alle 9 che lo metti a letto finalmente e ti rendi conto che è passato un giorno senza aver fatto qualcosa per te o aver pensato di poterlo fare. Insomma, adesso non vorrei sembrare presuntuoso, ma penso che nessuno di noi giocatori ha delle paure o quantomeno non deve averle. Apprensione per una situazione di gioco, per un momento di classifica o del campionato, ok, ma paura non credo che nessuno di noi l'abbia. Fuori dal campo, ma anche lì, guarda, io di carattere sono in genere molto positivo, quindi a volte forse fin troppo, però per adesso ho 28 anni, mi è andata sempre bene, anche adesso che mi è nato il bambino l'ho affrontato con questa filosofia positiva, mentre tutti magari prima mi preparavano a degli stravolgimenti o qualcosa
tra virgolette, non facilissimo da affrontare, invece mi è andato abbastanza bene, quindi paure in particolare nessuno. Amo molto gli animali, i cani in particolare, ne ho uno che praticamente è come adesso come un secondo figlio, ma è stato il primo perché è più grande del bambino che è nato. Quello sicuramente mi porta via un po' di piacevole tempo che lo dedico a lui quando riesco, e poi sono abbastanza appassionato di motori in generale. Io ho il pensiero che secondo me potrei diventare un bravo allenatore, però onestamente adesso non ne ho proprio voglia, insomma.